Perugia è stata una delle 19 città del quinto PIA Social. La Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica a Villa Umbra ha ospitato infatti in presenza l'evento con una serie di panel tematici connesso in una lunga staffetta in diretta sui social dell'associazione dedicata a tutti i temi del digitale, dai social alle chat fino all'intelligenza artificiale. Il tema scelto, PNRR, formazione e servizi innovativi per comunità digitali. Mentre io sono qui, sta andando in diretta alla sala multimediale il collegamento con il Nazionale, che tra l'altro è alla sede di Facebook, quindi comunque siamo in un panel importante, in un ambiente importante. Oggi noi trattiamo, negli altri anni abbiamo trattato altre tematiche, quest'anno parliamo di PNRR e la sfida alla digitalizzazione, perché il PNRR in particolare per l'Umbria porterà milioni e milioni di euro che permetteranno a questa città veramente di diventare una città del futuro, una città innovativa. Tra i panel, uno sul tema della digitalizzazione nelle scuole del Comune di Perugia affidato all'azienda di telecomunicazioni Connesi. La sensibilità dell'ente quindi e dell'amministrazione pubblica ha consentito a realtà come le nostre di avviare quel processo presso le scuole di alfabetizzazione informatica, ma più nel dettaglio di andare a realizzare, grazie anche ai fondi pubblici, quelle che sono le infrastrutture che oggi realmente mancano all'interno di molte scuole. L'impatto del digitale all'interno di tutto il sistema scolastico, quindi sul tema dell'istruzione, ha dato una forza enorme anche a nuovi strumenti anche di apprendimento. Contemporaneamente c'è anche la necessità di fare educazione sull'utilizzo degli strumenti, proprio perché siamo ritrovati, soprattutto i giovani, si sono ritrovati in un mondo completamente nuovo e completamente con nuove regole e anche nuovi pericoli, se vogliamo. A fare un quadro sullo stato della digitalizzazione nella pubblica amministrazione e sui nuovi modelli organizzativi necessari per una completa transizione verso sistemi e servizi digitali, il professor Donato Limone, esperto di transizione digitale e dei processi organizzativi. Dobbiamo fare uno sforzo molto forte, molto significativo, per transitare da burocrazie analogiche a burocrazie digitali. Come? Intanto semplificando i processi. Intanto riorganizzando i modelli che supportano queste burocrazie, formando i dipendenti pubblici ma anche i decisori pubblici, informando i cittadini di questo transito, perché devono essere ovviamente coinvolti consapevolmente in questo passaggio fondamentale, e così penso che possiamo applicare concretamente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.